Bentornati ad un nuovo appuntamento con Visioni Talk, il format che Visioni Corte ha inventato per poter incontrare registi e autori dei vari cortometraggi. In questo caso abbiamo una puntata speciale che riguarda Federico Fellini, perché siamo nel centenario della nascita di questo grande regista del cinema italiano e come Visioni Corte abbiamo organizzato una mostra fotografica in suo onore, in collaborazione con il Centro Sperimentale Cinematografia, che è nostro partner culturale. Per l'occasione ho il piacere di ospitare Vincenzo Aronica del Centro Sperimentale Cinematografia. Lui è responsabile marketing ed eventi della Fondazione CSC. Ciao Vincenzo! Caro Giuseppe, è un piacere vederti. Un saluto a tutti gli spettatori di questa insolita inaugurazione, di questa insolita chiacchierata. Noi l'anno scorso ci siamo goduti, non vorrei fare gaffo, ma un immenso leone in un posto, in una ex chiesa. Mi ricordi, Doramo, che era un posto Sì, bellissimo? era l'IPAB Santissima Annunziata, nel centro storico di Gaeta, era un ex ospedale medievale, Era quindi. bellissima la location, bellissimo il vostro allestimento, con queste, mi ricordo, chiostre, ognuno con una foto. E devo dirti che, ovviamente, l'invito che mi hai fatto, io ti ringrazio e sono sempre strafelice. Sarebbe stato ancora più bello essere là, però proprio da parte vostra, come di tanti altri festival con i quali io collaboro in questi mesi, il fatto di non fermarsi, utilizzare le piattaforme, vederci, chiacchierare, e fare in modo che la cultura entri nelle case, anche se la gente non va, ma andiamo noi nelle case a portare avanti questo lavoro, che più che un lavoro è una passione alla fine. Ecco, diciamo, Giuseppe, che comunque ci siamo e io sono felice di essere qua. Sì, era tra l'altro un appuntamento importante perché insomma il maestro andava omaggiato. Certo, non siamo gli unici che quest'anno lo hanno omaggiato. Avremmo preferito svolgere la mostra dal vivo, ma ti strappo una promessa che appena riapriranno i musei, le aree espositive, insomma la riusciamo a fare a Gaeta, magari affiancata anche da una rassegna, magari una mini rassegna su qualche opera restaurata. Esatto, anche perché noi abbiamo tanti restauri della Cineteca Nazionale di Fellini. Però ti do una notizia, cioè una notizia. Mi piace pensare che il vostro festival è la chiusura di un percorso. Noi abbiamo fatto Fellini quest'anno in tantissimi festival. Noi ovviamente abbiamo fatto addirittura, mi sembra, tre mostre diverse, sia per l'immenso patrimonio fotografico che abbiamo, sia per dare la possibilità anche di far vedere diverse foto e di non circuitare sempre la stessa. Avevamo un programma internazionale che, ahimè, è saltato per ovvi motivi, che partiva appunto febbraio-marzo, e c'era la Giordania, Buenos Aires, qui, cioè, quando parliamo di Fellini, ecco, parliamo di un capitale italiano a livello mondiale, ovviamente. E tu potrai dire l'ultima mostra della Cineteca Nazionale su Fellini, l'11, se non sbaglio, l'11-12 dicembre, è stata fatta a Gaeta, quindi avete chiuso un percorso bellissimo che tra l'altro è iniziato a Roma, perché la prima l'abbiamo fatta a Roma, alla libreria, all'antica biblioteca L'Angelica, al centro di Roma, la più antica Sì, tra biblioteca. l'altro ci sono stato, era molto bella, anche il luogo come La era. location è incredibile, e la mostra è molto bella. Mi piace ricordare sempre che tutte le foto che noi utilizziamo per le nostre mostre sono foto dell'archivio nazionale, della Cineteca Nazionale. Alcune le abbiamo prese inedite, ormai non più inedite dopo un anno, diciamo, si utilizzano, però in questa occasione abbiamo preso alcuni inediti, alcuni scatti inediti. E se mi è consentito, vorrei, ecco, soffermarmi un attimo sulla Cineteca Nazionale, perché soprattutto in questo periodo dove ci stiamo volendo digitalizzando, lo dimostra questa mostra che la vedremo online, il lavoro enorme che fa la Cineteca di preservazione e restauro tanto dei film quanto delle immagini, quindi delle fotografie, parlo della fototeca in questo caso, è fondamentale per un progetto che da anni è nato grazie alla volontà di Franceschini, principalmente di digitalizzare il patrimonio. Cioè,
Cioè, digitalizzare il patrimonio vuol dire che oggi tu hai le immagini da far vedere sullo schermo e la gente può comunque goderne. Io dico sempre che andare a vedere una mostra al vivo è sempre più bello, ovviamente. Beh, certo. Le emozioni anche che ti porta una foto anche diciamo abbastanza grande con quel bianco e nero, nel nostro caso la maggior parte sono in bianco e nero, quindi vedere anche da vicino la grana anche della fotografia ha una profondità anche dell'immagine, quindi un'emozione che ti suscita, è chiaro che è diverso. Esatto, però ecco, mi piace pensare che questo immenso lavoro di digitalizzazione ora ci sta tornando utile su questo e soprattutto in futuro ci sarà il vero modo di salvare i patrimoni, perché quando riusciamo a restaurare e digitalizzare un'opera, oltre che a restaurare la pellicola, quindi ridare vita, colore, audio alla pellicola originale e fare una copia digitale, ecco, questo è il miglior modo per fare una vera preservazione, e che la preservazione è poi indispensabile per la diffusione, perché se io non ho copie che si vedono bene, che posso duplicare, non posso fare neanche la diffusione culturale, quindi mandare nei festival, farle, e soprattutto dico due parole anche sul festival in generale, non proprio sul vostro, ma in generale sull'importanza del festival, che tu, come sai, l'anno scorso l'ho utilizzata con voi questa parola che ormai adoro e faccio mia. Io definisco gli avamposti culturali del cinema, che è un bel termine impegnativo, tra l'altro. È molto impegnativo, ma è molto bello per un motivo, perché, e io di questo non smetterò mai di ringraziarvi e di farvi complimenti, perché mi piace ribadirlo, voi siete principalmente le persone che lo fanno per passione. Beh, tu sei stata a Gaeta, hai visto, abbiamo fatto la bella mostra su Sergio Leone l'anno scorso, di cui ancora se ne parla, tra l'altro, quindi... È una mostra, ancora c'ho gente che, capito, incontriamo e che dicono, ma quanto era bella la mostra, quindi insomma, anche è un motivo d'orgoglio per noi, ma soprattutto per voi, perché chiaramente voi fate una grande opera di memoria, di... restauro e anche di scoperta di nuovi materiali. Sì, ricordiamo insomma che il Centro Sperimentale Cinematografia, la Fondazione e anche la Cineteca in Italia svolgono un'opera culturale immensa. Ed è difficile proprio perché è così. Tu pensa che la Fondazione Centro Sperimentale Cinematografia, ti dico questo perché è importante, perché chi non ci conosce non ha un'idea magari chiara, la Fondazione Centro Sperimentale ha all'interno due asset principali, Cineteca Nazionale, Scuola Nazionale di Cinema, e altri asset, chiamiamoli minori per budget ma non per importanza, sono la Biblioteca Luigi Chiarini, la più grande biblioteca di cinema italiano. E al suo interno ha, ormai all'interno della scuola, pure la produzione, c'è l'editoria, facciamo Bianco e Nero, che è la rivista di cinema più antica e probabilmente una delle più illustri che si fanno, più tante altre iniziative editoriali. E ti stavo accennando sul quale io sto lavorando, ad esempio Sciascia il cinema per il centenario di Sciascia l'anno prossimo, e quindi possiamo dire che più di 80 anni fa quello che hanno fatto con la Fondazione col Centro Sperimentale Cinematografia è il primo hub culturale di cinema al mondo. Oggi tutti parlano di hub. Che cos'è un hub? È un luogo dove diverse professionalità all'interno di un settore di appartenenza, quindi diversi, diciamo, tutte le diverse figure che compongono poi la filiera, per esempio, di un settore, si trovano nello stesso luogo, collaborano, in questa sinergia c'è la ricchezza e la conoscenza. Questo 80 anni fa, per i primi al mondo sul cinema, mettendo davanti al Centro Sperimentale pure Cinecittà e pochi metri prima l'Istituto Luce, è stato fatto come una prima assoluta. Poi è stato copiato nel tempo, ma riparlo negli ultimi 10 anni, con questa idea del lab culturale, del luogo di... Ma la verità è quella, che già l'idea c'era stata e si era capito quanto era fondamentale. Cioè avere una scuola dove hai tutti i mestieri del cinema, 9-10 corsi, vuol dire poter dare, per esempio, ai ragazzi la possibilità di interagire tra di loro in quello che sarà veramente il loro lavoro di domani, perché il lavoro del cinema è un lavoro assolutamente di squadra. Dal direttore della fotografia che lavora insieme al regista,
che il regista poi sta assolutamente in simbiosi con lo sceneggiatore, e poi c'è tutta la parte del costumista che deve rappresentare quello che è in mente il regista, che è un lavoro enorme, e la scuola di cinema ha questo plus valore. Immaginati avere questo e avere accanto la Cineteca, che come dicevi tu è tutto l'immenso patrimonio fotografico di pellicole, quindi tutto il cinema italiano per legge viene depositato in Cineteca, ed è un qualcosa di veramente grande, importante. Io infatti dico sempre, mi reputo per il mio lavoro, io mi occupo di marketing, eventi, comunicazione, però lo faccio in quello che ritengo uno dei settori, ambienti, non dico prodotti, anche se un prodotto culturale sminuisce, che secondo me è uno dei più belli in assoluto, ed è uno dei settori dove l'Italia è più ricca al mondo. Spesso ce lo scordiamo, guardiamo sempre le nostre miserie, i nostri problemi, i nostri limiti, ma in questo caso restiamo comunque per la nostra storia. Certo, ci sono periodi in cui il cinema italiano è andato a crescere e è stato particolarmente apprezzato, periodi di declino, ma come in tutto. Però mi piace ricordare che dalla dolce vita, anzi dal neorealismo, che arriva alla dolce vita, cioè tutto quello che siamo stati ancora oggi. L'altro ieri guardavo un'intervista di Tarantino che ribadiva, no, perché la mia attrice feticcia, ho usato questo termine tradotto, cioè la mia icona era Barbara Boucher, i miei film della mia formazione sono i polizieschi anni 70. E non è un caso. Non è un caso. Poi oggi noi omaggiamo Fellini, che è riuscito a essere... nelle varie fasi anche della sua vita e dei suoi film, che un po' cambiano, e è stato rappresentante nel mondo del cinema italiano, nel suo genere e nel suo tipo specifico, il cinema felliniano, perché di quello si tratta. Però ecco, sono felice che la mostra si chiuda da voi, che questo centenario comunque sia andato bene, perché andava non solo ricordato, ma la cosa più importante, e là torna agli avamposti culturali, andavano fatte vedere le foto, vanno fatti vedere i film restaurati, vanno portati i film in sala. Senza un festival, dico sempre io, come farò mai a vedere in sala un restauro? Metti che riusciamo a fare... Giulietta, i festival sono importantissimi, però, perché svolgono quell'apporto culturale che altrimenti da sola una sala cinematografica non fa, per cui c'è anche chiaramente il festival, che chiaramente si impegna con lo studio, la proposizione proprio di temi, argomenti, e anche chiaramente di filmografie dedicate poi ai grandi anche del... Io poi in particolare preferisco fondarlo soprattutto sul cinema italiano, perché si tende a essere un po' troppo esterofili, no? Soprattutto in Italia. Noi cerchiamo, almeno nel nostro piccolo, di omaggiare sempre artisti italiani e non stranieri. E secondo me fate bene, e aggiungo, rispetto a quello che hai detto tu di fare vedere i film, che noi non ci dobbiamo scordare che i cinema stanno sparendo, cioè fisicamente ne sono sempre di meno. Avere meno cinema in una distribuzione comunque chiusa, perché non è che tutti i film che si producono si vedono, anche quello va considerato, anzi una minima parte, e quella minima parte ha sempre le logiche che non sta a me valutare se sono giusto o sbagliate, ma sono delle logiche ben precise. Quindi magari c'è un film bellissimo che in un paese, ma ormai posso dire anche in una cittadina media, che ha 3-4 sale, non arriva. Immaginati in un paese più piccolo, dove non ci sono cinema nel raggio di 100 km e non puoi vedere un film in sala. Arriva un festival di quelli che alcuni chiamano minori, ma sono minori per il budget, perché se avessero budget enormi sarebbero festival molto grandi. Questa è la vera differenza. E là uno si fa una sera 20 chilometri, vado a Gaeta e mi vedo questo, come parlavamo appunto con gli amici del Festival di Porretta 10 giorni fa, cioè Porretta, quando c'è il festival, veramente dai paesi si raccolgono, perché è l'unico cinema che può dare certe cose. Allora questo è importante ricordarlo, così come sono assolutamente convinto che lo sforzo che va fatto è di far conoscere il grande cinema italiano, preferibilmente restaurato, alle nuove generazioni. Perché? Faccio un esempio parlando di me, cioè di mio figlio.
Proprio perché voglio parlare di cose concrete, che credo che siano quelle che più interessano alla fine, perché le cose concrete sono quelle che nella tua vita entrano. 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo di preciso, ho organizzato al Teatro San Carlo il restauro di Miseria e Nobiltà, insieme alla Regione Campania, un'operazione meravigliosa. Immaginati vedere Miseria e Nobiltà al Teatro San Carlo, cioè, con un restauro, è una mostra su Totò, tra l'altro bellissima. In un successo clamoroso, e al teatro c'erano tanti ragazzini che erano figli probabilmente degli ospiti. E già là io sentivo delle risate. Portiamo questo film per volontà del nostro presidente, che a proposito porto i saluti del mio presidente Felice Lode a Dio, che mi ha dato qualche anno fa questo mandato di entrare in maniera sempre più presente nei festival. Io lo ringrazio personalmente anche da parte vostra, se no non sarei oggi qua, perché è stata una intuizione, una grande volontà. Lo portiamo al Festival del Cinema di Roma e organizzo io, proprio col Festival del Cinema di Roma, di dare una comunicazione presente alle scuole, che c'è questo film di mattina in 2 cinema dove si possono portare i ragazzi per farlo sapere. Ebbene, io ti dico che avevamo un sacco di bambini, diciamo ragazzini, quarta, quinta elementare, prima media, che morivano dalle risate a vedere Totò. E mio figlio, per questo vi parlo di mio figlio, va detto: "Ah, papà, ma questo è troppo simpatico. Mi ricorda, non so che mi disse, mi ricorda oppure è più simpatico di Ficarra e Picone, da siciliano". Certo. Io l'ho capito che il problema non era che lui paragonava, con tutto l'affetto per Ficarra e Picone, cioè Totò a Ficarra. Il problema è che la comicità che conosceva lui erano queste: Ficarra e Picone, Checco Zalone, che tra l'altro. Non do un giudizio, a me piacciono, fanno ridere, lo reputo nel suo genere di comicità un qualcosa che comunque ha anche delle genialate e delle intuizioni. Ma se tu a un ragazzino gli fai vedere Miseria e Nobiltà, ed è uno dei tanti, la comicità di Totò è unica, è immortale, e va negli anni, anche se in bianco e nero, anche se si vede male. Questo ci deve fare riflettere. Perché ora te lo pongo sulla comicità, che comunque secondo me è fondamentale nella vita di ognuno di noi, la commedia, il cinema che ti fa ridere, che ti fa riflettere, ma ti lascia proprio anche quell'entusiasmo e quella positività. Immaginalo anche in altri temi. Io ultimamente, per me mio figlio è un po' una cavia, non lo dovrei dire, ma spero che non lo vedrai in questo video, doveva studiare, non mi ricordo, sull'Unità d'Italia si parlava. Non mi ricordo come uscita e faccio, Lore, quando cresci devo fare vedere il mio film preferito, Il Gattopardo, perché là ti spiegherà della tua Sicilia tante cose. Noi viviamo a Roma, ma tu sei siciliano. Ah sì, a un certo punto lui di sua sponte fa: "Ma è pesante". E faccio: "Guarda, iniziamocela a vedere". Tra l'altro c'è una storia d'amore bellissima, lei è bellissima, Claudia Cardinale, ti hai visto le foto in camera mia, Morella Favola. Gattopardo non dura poco, credo dura un quarto, e in certi momenti, soprattutto il finale, ha dei momenti che non sono di leggerezza e di azione, ma di drammaticità. Non solo se l'è visto, ma credimi, lui ha fatto un intervento a scuola. Certo, la visione del Gattopardo è una visione dell'Unità d'Italia, forse un po' particolare, un po' borbonica, ma per dire che se il cinema lo si vede, lo si utilizza e lo si vive nella sua totalità, è una forma di didattica e di cultura incredibile. Io so che il Ministero della Cultura, oltre al MIBAC, anche il Ministero dell'Educazione, non so se dico la cosa giusta, Istruzione. dell'Istruzione, ci tiene tanto a mettere l'audiovisivo nella scuola. Lo si fa, secondo me, poco, lo si dovrebbe fare sempre di più. Ma da un film, faccio esempio del Gattopardo: dal Gattopardo tu c'hai uno spaccato di tutto della Sicilia, dalla geografia, dai luoghi, dalla storia degli abiti di quei tempi, la storia, cioè ciò che accadde, le tradizioni. E quindi io poi, mi conosci, quando parlo vado un po' in generale, ma tutto questo ha un senso, perché tutto questo ha un senso se lo portiamo a far fruire dai cittadini. E in questo senso i festival vanno tutelati, aiutati economicamente, con le istituzioni come noi. Cioè il fatto noi di essere vicini ad AFIC, l'Associazione Festival Italiani di Cinema,
In questo caso siamo qua con voi, l'altra volta eravamo a Porretta, l'altra volta ancora eravamo in un altro posto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si crea questa sensibilità e poi si crea questa sintonia, perché noi quante volte ci siamo visti nella nostra vita? Un paio di volte, quando sono venuto a Gaeta, un'altra volta mi sembra un'altra cosa. Però quando gli intenti sono gli stessi, non voglio fare un complimento a me stesso, te lo dico e capire bene. Se tu mi dici domenica pomeriggio alle 4 facciamo una diretta, io la faccio con piacere. Tu dici, ma è domenica, è da fare, non lavori. Ma qua noi stiamo facendo un qualcosa che va al di là dell'aspetto lavorativo, della beggiata delle 8 ore, che si pensa, perché tra l'altro si pensa che il pubblico sono spesso persone che gli cade la penna dopo 5 ore, oppure sono in smart working. Io sto lavorando molto di più smart working, tra conference, video. E questo, ripeto, è importante perché secondo me dà il senso di come è simile il nostro lavoro, di come io senza di voi perderei un bel pezzo di quello che è la mia mission, voi senza di noi non avreste quei contenuti culturali, quella collaborazione, questa mostra che è fondamentale essere voi il tramite col pubblico, e quindi lunga vita al vostro festival, al centro sperimentale. E che dire, speriamo al più presto di vederci e recuperare magari anche questo, se no l'anno prossimo recuperiamo con gli interessi. Facciamo una bella idea 2021 e come sempre per tempo ci iniziamo a ragionare. Certo, grazie Vincenzo, grazie tantissimo per il tuo intervento, che noi siamo sempre contenti di collaborare insieme, e per noi è un onore anche ospitare questa mostra, ripeto, adesso virtuale. Spero che l'anno prossimo, magari già a febbraio o marzo, se dovessero aprire i musei, di poterla andare a Gaeta. Tra l'altro, lo anticipo, se va bene, insomma, lo faremo nel Museo Diocesano, che ha un'area espositiva molto bella nel cuore di Gaeta. E ringrazio anche Don Gennaro Petruccelli, che già si era proposto, avevamo già fatto tutti i sopralluoghi, e quindi era già tutto pronto, poi insomma ci sono piovuti addosso purtroppo i DPCM, i due DPCM, il primo che scadeva il 24 di novembre, noi iniziavamo il 26, poi il secondo ci è cascato proprio addosso, e allora abbiamo deciso anche un po' di cambiare le date, anche perché purtroppo poi io e anche Gisella, direttore artistico, abbiamo avuto purtroppo anche il Covid, e infatti e quindi diciamo che anche il talk che ci siamo inventati è proprio in modo da poter svolgere anche da casa comunque un minimo di programmazione, perché altrimenti sarebbe stato solamente una piattaforma solo con i corti, senza poter incontrare i registi, anche ospiti come te e come altri. A parte la mia presenza che è marginale, avete però fatto bene, perché portare chi fa cinema a parlare con gli spettatori, a raccontare, è un valore aggiunto che non ci possiamo scordare e che non va mai, diciamo, dimenticato. Se no diventiamo solo fruitori di cose, se no vince Netflix e ci fa vedere le cose e basta. Invece noi dobbiamo mettere il plus valore, che per fortuna c'è, è apprezzato, perché io lo vedo quando faccio interventi, poi magari mi chiamano un sacco di persone: oh Vince, ti ho visto, bravo, mi è piaciuto, oh, ma questa mostra la rifate a Roma? E tu, certo la rifacciamo, perché comunque è questo, cioè si crea condivisione seppur a distanza. Abbraccio pure io Gisella, so che state tutte e due bene, che è la cosa più importante. Sì. Permettimi di dire buon festival anche a distanza e buon divertimento. Ci vediamo al più presto. Grazie Vincenzo, grazie ancora per essere intervenuto. Ciao, un abbraccio, buona domenica. Allora, noi diamo appuntamento quindi alla nostra piattaforma www.visionicorte.online, dove è disponibile la mostra fotografica dedicata al maestro Federico Fellini nel centenario della nascita. Sono 39 scatti che provengono dal fondo appunto della Cineteca Nazionale e Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ritroverete anche questa intervista che abbiamo fatto al caro Vincenzo Aronica.
e vi do appuntamento per le 17 per un altro approfondimento sul maestro Fellini. Incontreremo Gordiano Lupi, autore di un testo divulgativo che diciamo è già nel titolo, lo dice, per conoscere Federico Fellini, e quindi incontreremo anche il critico cinematografico per discutere e far conoscere soprattutto la grande arte di questo grandissimo cineasta che abbiamo avuto in Italia. Grazie e buon pomeriggio. Thank you.